ci abbiamo messo veramente tanto cuore quest'anno, quindi sono contento. Lo penso anche io. Tanto cuore e tanta fatica. È bastato guardarvi, è bastato vedere proprio la tenacia di questa squadra che è partita un po' con il freno a mano tirato, la sconfitta contro la Montagnola alla seconda giornata, anche un po' rocambolesca, un 3-1 che è stato pesante, ma che non ha intaccato il vostro percorso e che avete continuato poi a macinare, macinando punti, conquistando vittorie, vincendo anche lo scontro diretto con la Montagnola. Forse è stato quello il crocevia della stagione, lo scontro diretto con la Montagnola che poi vi ha portato a vincere due titoli in una sola serata. Oh, due titoli in una sola serata, sì, 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 assolutamente sì. Quella è stata la finale, e appunto ci ha dato quell'energia e quella voglia di crederci. E poi vorrei fare una piccola menzione a Manuel Nocco, che ci ha raggiunto a metà anno, e soprattutto per me, per la Roder, che a centrocampo abbiamo lottato tutto l'anno, ci ha dato veramente una grossa mano, e so veramente molto grande da fare in squadra. Veramente è una qualità sopraffine di Nocco, che si abbassa, poi si propone lì davanti. Avete un centrocampo che funziona, un centrocampo che difende ma che sa anche attaccare, è una squadra completa che è stata costruita, diciamolo, per vincere tutto. L'ho chiesto anche al tuo mister. Sì, sì, assolutamente, e grazie anche a Fede, perché è il primo che ci crede, è il primo che ci corre dietro anche durante l'anno quando l'obiettivo è lontano, quindi assolutamente sono per lui, assolutamente. Grazie davvero, goditi la cioccolata, goditi i festeggiamenti, noi ne avremo ancora per un po' prima di assaggiare le cioccolate VIP che sono qui davanti a noi, insieme a tutti i trofei, le statuette. Meglio della notte degli Oscar, cari amici di YouTube, noi salutiamo, meglio della notte degli Oscar questa sera. Questo è l'Oscar del calcio, questo è l'Oscar della Coppa MIB, l'Oscar del campionato di Elite, il circuito forse migliore dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista delle maggiori qualità. Un ringraziamento va in particolare anche a Luciano Cesaretti, che è lì che sta sistemando, già sta pensando la cioccolata. Occhio che poi arriva il lupo cattivo che te la ruba, Luciano, occhio, non te la mangiare prima di noi, lasciacene anche un pezzettino. Come dicevo, un ringraziamento va anche a Luciano Cesaretti, l'organizzatore. Intanto l'Oscar per il miglior centrocampista del campionato è Edoardo Marco. Perché ha vinto il titolo di miglior centrocampista. Edoardo Maroder, con i video e tutte le varie vicissitudini o diciture del caso, sei contento di questo programma? La prima cosa che ti chiedo, una domanda banale, lo so, non è giornalistica, sei contento? Sì, sono contento, anche se ovviamente i due trofei valgono molto di più di questo personale, che ovviamente dedico a questo che fa per me. Certo, non sei riuscito magari a vincere il titolo di capocannoniere, te la giocavi con Minutello, tuo avversario, non avete segnato nessuno dei due, però il trofeo che contava questa sera l'avete portato a casa, un altro anche senza giocare. Sì, io devo correre e portare un po' di interesse. Complimenti ancora, Edoardo Ezi Maroder, l'ho soprannominato così. Il miglior difensore a Mininni, che è sotto la doccia, e allora ritira Fabrizio Beco, e contestualmente anche il premio di capocannoniere. C'è stato un ex aequo tra Minutello dell'Alba Roma e Edoardo Maroder, che però ha vinto l'Oscar, quindi per il momento lo diamo a Minutello, poi vogliamo avere il secondo premio anche a... E dov'è Minutello? Ritira sempre Beco fatevi al volo pure un'intervistina, sì. Chiaramente abbiamo parlato di festeggiamenti, qui parliamo invece di una sconfitta che non so quanto possa far male, perché è un Alba Roma che aveva davvero costruito un percorso netto, di fatto di vittorie e tanti partiti, poi questo premio questa sera cos'è che non è andato? Tutto insieme. Il campionato sicuramente è difficile, poi si è riuscito a accorciare le distanze, al secondo ci abbiamo provato, abbiamo portato il pareggiare,
ha giocato molto bene in forma, sbagliato da un mese. Adesso per il campionato ci sono le ultime partite e poi il play-off, perché poi magari si accende. Esatto, adesso giochiamo l'ultima partita del campionato, passiamo il grazie a Fabrizio Primo che ha ritirato i premi di miglior difensore, a Minini capitano e miglior marcatore del torneo della Coppa MIB, che è un ex equo tra Edoardo Maroder e Gabriele Minutello. Grazie a Fabrizio Beco, noi torniamo quindi alla cronaca delle premiazioni, sentiremo poi sollevamento della Coppa del torneo. Vediamo qual è il prossimo ospite, questo calcio del giorno di perché questo è il miglior allenatore e chi se non abbiamo già sentito, facciamo la squadra forte, anzi un primo commento su questo, ci siamo mai allenati. Grazie, grazie davvero a mister Federico Ascoli, grazie anche per la prontezza delle posizioni che viene mandata sottoscritto, così non posso grazie mister, un grandissimo applauso. Fiori, vieni a tenere la coppa, va! Vogliono Alessandro, vai, vai tu, vai tu! Dai, Fiori! No, vai tu, vai tu! Vieni, dai, dai, una di te, una da Leo, dai! Vai, Fiori! Fiori, una due, una Leo, dai! Non aver paura! Questo è il campionato e Coppa MIB! Questa è la coppa di questa sera! Ma io sono contento di farlo! E comincia con, mi sa, con la coppa del campionato! Questa è la Serie A, quindi vogliamo cominciare dalla Coppa di questa sera. Dai, cominciamo dalla Coppa di questa sera, in ordine temporale. La Coppa MIB la vince il Mauro! Musica pompata, una finale, un'area da finale di Coppa Italia sembrava quasi, sembrava di stare allo stadio di nuovo. C'era una finta, era andata via la corrente, poi si è rinvestinato tutto e adesso arriva il furto di cioccolate. Attenzione, attenzione, credo che sia onesto, credo che abbiano apprezzato i barattolini con le cioccolate, con latte dell'Equador. Buono. Questo credo che sì. Questo che hai bevuto, sono buono di te. Ecco. Mandorlato, latte gianduia. Ma sì, stiamo dicendo, organizzatore, presidente, allenatore del Borgo Rosso, che quest'anno diciamo ha avuto una stagione un po' altalenante. Alessandro Fiori che ha un titolo di giocatore, quella di consulente, vice allenatore, cosa fai? Come il film d'Alberto Sordi, no? La squadra stavo con una cuffia, si
Ma a proposito, ho sentito che ci sono stati dei problemi col collegamento della Montagnola, che cosa è successo? Sì, non lo so, è stata una serata maledetta da questo punto di vista, però ecco, la partita non è andata nemmeno sul canale della cronaca completa, quindi c'è stato un problema che esula dalle responsabilità dei due grandi che abbiamo qui, cioè Riccardo Del Zio alias Pezzali e Massimo Montiroli, che vuole sempre rimanere dietro le quinte, ma insomma è un grande avversario. Sì, viene ripreso, ma tanto alla mascherina. Però insomma dai, siamo riusciti comunque a dare gli aggiornamenti e quindi a far vivere la festa al Maccabi. L'importante è la dare doppia festa. L'importante è sempre dare i contenuti ai nostri carissimi ascoltatori, cioè che ci auguriamo crescano l'anno prossimo. Bisogna far crescere questo prodotto, perché è un prodotto che merita. La Federazione Calcio Video, il campionato d'Elite, la Serie A, la Serie B, sono aperte le iscrizioni, carissime squadre che ci state seguendo, venite, iscrivetevi, avete tempo fino a luglio, credo, no? Le scadenze a luglio. Sì, va bene. Insomma, c'è tempo, però l'importante è che siano squadre serie, perché certo, abbiamo gettato le basi per un campionato di buon livello, ma soprattutto tra persone che si rispettano, e la conferma si è avuta questa sera, perché insomma anche la squadra che ha perso ha reso onore ai vincitori, e viceversa insomma i vincitori hanno riconosciuto la bontà del cammino fatto dall'Alba Roma, quindi quando le serate vanno così si può essere soltanto soddisfatti. Ecco, io voglio ringraziare Mibbo, ma non per fare sponsor, insomma, il ruffiano, perché comunque ci ha mandato una quantità industriale di cioccolata. La cioccolata non c'è più qui. Diabete per tutti questa sera. È finita la cioccolata. Soprattutto non c'è più sul tavolo. Il tavolo l'hanno lasciato, la cioccolata no. Ma non è che è un tavolo di cioccolata, cioè non è che si può assaggiare, magari no. Non lo dire, che Fiori ci prova poi. Potrebbe essere. Alessandro Fiori, proprio l'ultima domanda a questo punto, prima di staccare baracca e burattini. Chiedi a Fiori quale sarà il suo compagno di stanza a Cervia, per dove riusciremo ad andare anche noi, visto che l'altro anno casualmente abbiamo vinto qualcosa. Quale sarà il tuo compagno, Alessandro? È qui di fronte a noi, grande Riccardo Del Zio, che non si inquadrerà da solo, però si inquadrerà. È felice lui. Sarà una grande camera, facciamo il bis dell'anno scorso, vedremo insomma. Riccardo, è recuperato dall'infortunio? Quasi. Ah, sì, ci arrivi. Ancora 20 giorni e recupero al 100%. Lui si tiene per cervia. L'olio che gli ho già dato. Olio santo. L'olio santo, i fiori. Esatto. Sì, no, è vero, comunque è una cosa potentissima quell'olio. No, beh, diciamo a rigori, grazie a rigori. No, non ti fa sentire niente durante la partita, poi magari non ti alzi più per 10 giorni, però durante la partita stai da Dio. Allora, che possiamo dire? Possiamo chiudere il collegamento, possiamo chiudere tutto. Grazie Luciano Cesaretti. Grazie a te, che sei stato un grandissimo. Complimenti, come sempre. È sempre un piacere per me. Grazie Alessandro, grazie Fiori, per la cabina di commento. Grazie a Riccardo Del Zio, che è dietro. Prego, grazie a voi. Grazie Massimo Montiroli, dietro la camera principale, che ci saluta. Ciao, con la mano. E grazie al Centro Sportivo della Borghesiana, che è un impianto fantastico. Personale disponibilissimo, quindi veramente fantastico. Speriamo di giocare tante altre partite qui. Ce lo auguriamo, e con questo augurio vi auguriamo buonanotte, cari amici di YouTube, di Facebook, di qualsiasi piattaforma in TikTok. Cui siamo collegati, anche TikTok. Un saluto anche agli amici di TikTok. A presto!